L'artista di oggi, amica e collaboratrice, è una speaker radiofonica di lunga data, presentatrice e organizzatrice di eventi. Dal 2002 gestisce la piattaforma Universal Talk, che troviamo in tutti i social, in cui appunto troviamo interviste, autori, musica, programmi. Con molto piacere, Emanuela Morandi. Ciao Claudio, grazie, grazie tantissimo di questo invito. Guarda, sono anche quasi emozionata, si può dire, perché non è detto che una persona che da tanti Ma no, anni un'esperta come te, come dire, insomma, ci mancherebbe. Grande, grande Manuela. grazie, Allora, grazie. cominciamo subito. Intanto, ecco, raccontaci un po' la tua lunga carriera, perché insomma sei speaker radiofonica da molti, molti. Da ragazzina, sì, ho avuto sempre questa grande passione per la radio. Mi ha sempre affascinato parlare in radio, fare trasmissioni e così ho iniziato, insomma, da ragazza, ho girato un po' sulle radio locali della mia zona e, insomma, sono sempre stata così affascinata. Poi, ovviamente, la vita ti porta a fare anche tante altre scelte. Però diciamo che ho sempre continuato sulla comunicazione. Poi, insomma, ho aperto nel 2000 ho aperto una mia agenzia di eventi, organizzazione di eventi, dove appunto ho continuato a fare la presentatrice non solo in voce, ma anche di presenza. Vabbè, erano anni, insomma, che si facevano bene queste cose, non che adesso non si facciano, però insomma era proprio, si organizzava l'evento, lo si presentava, ecco, facevo questo e per tanti anni ho fatto questo. Poi ho ripreso la conduzione nelle radio e finché, diciamo, ho scoperto la conduzione nelle radio web. Tant'è vero che ho aperto due radio web. E sono, insomma, è stata una bella esperienza nuova perché comunque il social ti porta effettivamente in un mondo diverso, una struttura proprio diversa da quella che è l'FM. E poi, appunto, dal 2002, insieme alla mia collega, che anzi saluto, Marina Perotta, abbiamo aperto Universal Talk, che vedete qua dietro, che è appunto questa piattaforma che non è più qua, non è più una radio, ma è diventata una piattaforma dove facciamo tante belle trasmissioni, dove intervistiamo appunto personaggi sia di spicco che magari meno. Però, insomma, Claudio, sono proiettate in questo nuovo mondo super tecnologico. Una domanda. Trovi differenze? Io ti parlo un po' della mia di esperienza, nel senso che la mia brevissima esperienza discografica, e poi sono ritornato di nuovo nella musica e ho notato questa differenza proprio anche di metodologia, di riscontro, eccetera. Tu noti una differenza e soprattutto sei più legata alla vecchia metodologia o abbracci appieno la No, nuova tecnologia. Claudio, allora io sono e rimango fondamentalmente una speaker radiofonica, una conduttrice, perché il fatto di poter andare in studio e avere le tue belle cuffie da mettere e parlare, diciamo, con un microfono davanti, infatti l'ho messo dietro, vedi, con un microfono dietro, davanti è tutta un'altra cosa, anche perché poi quando tu fai la trasmissione, sia che hai ospiti oppure una trasmissione soltanto così parlata, poi hai il lancio delle canzoni, della musica, dei jingle, insomma, è un sistema totalmente diverso, è un sistema che rimane comunque, secondo me, molto, molto più affascinante. Questo è un nuovo metodo perché effettivamente siamo in video, cioè per cui ci vedono, no? Per cui sai, anche qui gli anni passano e allora dici, ma non sono più quella spensierata ragazza che, però vabbè, insomma, però diciamo che è affascinante anche questo mondo. Poi insomma, tu che sei anche artista, che ti ho intervistato, che sei anche un cantante, lo sai meglio di me, no? Cioè, chi fa palcoscenico, chi è stato su un palco, chi abbraccia questa. Siamo un po' camaleontici, riusciamo a fare tante cose, Claudio. Però è rivoluzionario, se ci pensi,
Il fatto che con i social, con Facebook, con YouTube, è possibile praticamente aprire anche un canale TV, no? Quindi riuscire veramente a fare dei veri e propri programmi, come se avessimo una nostra emittente in piccolo, una nostra emittente, cioè roba che 10 anni fa era assolutamente impensabile. Quindi è vero che magari, ecco, anch'io rimango in un certo senso un po' legato alle vecchie metodologie, anche perché oggi si fa tutto per, ecco, visualizzazioni, streaming, però poi in realtà che cosa rimane? Cioè, veramente poco, veramente poco. Cioè, io vedo che il riscontro, anche quando parliamo di grandi visualizzazioni, il riscontro poi pratico, forse magari vuoi per non voler esporsi da parte della gente, però non c'è poi tutto questo coinvolgimento rispetto alle. Parlo rispetto alle visualizzazioni, cioè un video con 10.000 visualizzazioni dove magari hai soltanto un paio di persone che ti messaggiano o comunque è chiaro che c'è una differenza abissale, È vero, capito? è vero, è vero, anche perché allora, infatti, se tu noti anche le grandi emittenti radiofoniche, oggi hanno tutti i canali, hanno tutto il canale video. Infatti, c'è chi segue l'FM, ma chi segue il video. Per cui la mia scelta di fare, diciamo, le piattaforme web, che poi un domani sicuramente faremo anche, ritorneremo a fare anche radio web, dunque con la musica e tutto, è affascinante per questo, perché comunque hai anche occasione di farti vedere, oltre che ovviamente ascoltare quello che si deve dire. In fin dei conti oggi, Claudio, siamo nel mondo dell'apparire, per forza di cose, insomma. Per cui sì, ben venga questa nuova tecnologia, insomma, questa nuova intelligenza artificiale. Sì, anche se ti ripeto, ecco, non trovo sempre molta aderenza fra il riscontro e poi effettivamente il risultato, cioè non c'è sempre questa No, è aderenza. vero, è vero, è vero. Anche perché ormai ci combattiamo a suon di like, di follower, siamo tutti collegati a chi ne ha di più, però non importa. Insomma, io penso anche che se si fa un programma o comunque si sceglie una propria nicchia dove c'è spazio per tutti, ecco, per cui è questo, diciamo, quello che comunque mi affascina. Noi di Universal Talk abbiamo scelto una linea che è una linea culturale, dove appunto facciamo cultura, facciamo ecologia, presentiamo scrittori, presentiamo musicisti, insomma, abbiamo scelto una nostra linea, che ci possa portare, insomma, a farci conoscere per quello che stiamo facendo, Claudio. Qualche curiosità in più su di te. Hai scritto qualche libro? Hai mai pubblicato qualche libro? Allora, guarda, hai toccato un argomento, devo dirti la verità, sto scrivendo stranamente. Allora, io scrivo sempre poesie, sin da ragazza ho sempre scritto poesie, ho fatto qualche concorso, qualcosina avevo vinto, poi ce li ho lì nel cassetto, le famose poesie nel cassetto. E da qualche tempo sto cercando di scrivere un libro, Dio adesso, dire un libro è grosso, un piccolo romanzo, vediamo un po'. È un romanzo che è legato al mondo di Atlantide. Ecco, ti posso dire Ah, beh, questo. quindi comunque hai fatto delle ricerche, insomma. Sì. Infatti sono ancora in fase di ricerche perché più cerco di arrivare alla fine del libro, più invece devo cercare cose nuove. Però vabbè, un po' perché il mito di Atlantide mi ha sempre affascinato, per cui ho iniziato così una sera, ho iniziato a buttare giù un po' di cose che avevo in mente e sta prendendo forma. Vediamo, poi te lo dirò quando ho finito, Claudio. Secondo te perché è scomparso il continente di Atlantide? Ma io credo che sia scomparso per quello come, cioè, se è vero che era una tecnologia così avanzata, io credo, quello che poi spiego anche nel libro, credo che sia scomparso per questa evoluzione che c'è stata, troppa evoluzione, troppa tecnologia, il pianeta, diciamo, si è un po' ribellato. Ecco, credo, se ci pensi è come siamo adesso noi, insomma. Quindi, ecco, la storia, insomma, tra virgolette, si sta ripetendo.
Secondo me sì, c'è un po' un parallelismo tra le due situazioni, perché vabbè, poi qui c'è una pietra particolare che scaturisce, insomma, questi eventi, ma è una pietra che è fondamentale per tutto il sistema terrestre. E insomma, questo è affascinante, cosa dici? Un'altra curiosità, chi ha ereditato la conoscenza degli Atlantidei? Molti dicono gli egiziani, molte tesi sostengono che l'Egitto, l'Egitto antico, no? Abbia ereditato quel tipo di Ma conoscenza. non solo, perché nelle mie ricerche che ho fatto, gli Atlantidei non erano soltanto qui, diciamo, nel Mediterraneo, per intenderci, ma erano anche colonie che si sono spostate in altri luoghi. Infatti le piramidi, se vogliamo vedere un po', diciamo, si rincorrono in tutto il pianeta. Dunque c'è qualche colonia che ha caratterizzato un po' questi Atlantidei, che poi magari il centro, il fulcro fosse più verso il Mediterraneo, però insomma erano anche semidei, se vogliamo vederla anche un po' in questa Perfetto. forma. Allora, quindi Manuela Morandi, speaker praticamente da sempre, e dai tempi di Atlantide. Magari. Fra poco anche scrittrice ufficiale, diciamolo. E altri campi di indagine? Ma allora, io quando mi sono anche specializzata in sfilate di moda. Io per tanto tempo, quando avevo la mia agenzia, organizzavo tantissime sfilate di moda, perché vabbè, la moda mi piace molto, è sempre stato un mio punto di forza e organizzavo degli eventi sia per dei comuni, sia per il commercio, per privati che volevano far sfilare, insomma, i loro capi, e questo è sempre stato un bel punto di forza. Avevo tutta una, diciamo, un mio team che lavorava con me. Sono stati momenti molto belli che mi hanno dato veramente molto, mi hanno regalato, non so, era un mondo un po' fantastico quando facevo queste cose, perché dal nulla si creava tutto l'evento, la sfilata, le ragazze, i ragazzi che lavoravano con me, sempre molto carini, molto disponibili. Ecco, questo è stato. Adesso diciamo che mi capita ancora che mi chiamino per organizzare degli eventi. Infatti l'estate scorsa ho fatto questo evento dedicato agli elementi, ai cinque elementi della natura, ed è stato anche lì molto bello perché abbiamo unito gli elementi, la musica, la danza, il fuoco, l'aria, l'acqua, insomma, è stato così. E dunque diciamo che quando mi chiamano, che vogliono organizzare ancora delle manifestazioni o qualcosa del genere, io ci sono sempre, sempre disponibile. Perfetto, quindi insomma dai, non ti manca niente, insomma, non ti fai No, mancare niente. no, vabbè, dai, diciamo che ecco, l'unico cruccio, se posso dirlo, è che mi sarebbe piaciuto lavorare in una radio importante, cosa che non è successo perché, vabbè, non ho avuto mai forse l'occasione di poter lavorare su una grossa radio, però la realtà anche delle radio di provincia, delle radio, insomma, piccole, è sempre stato anche molto bello, mi ha dato molto anche questo. Vabbè, ma sai, comunque la radio piccola, magari ecco, hai un riscontro, anche poco, però il poco di riscontro che hai è comunque un riscontro. Le radio grandi sono, ecco, anche lì, cioè, un po' il discorso che facevamo prima, grandi numeri, però poi in realtà, cioè, non Diciamo so. che oggi la grande radio è molto commerciale, dunque anche fare radio devi essere dentro dei parametri, devi avere diciamo un certo range dove parlare, dove fare, mentre la radio, insomma, le vecchie radio ti davano un po' più di spazio per esprimerti, ecco così. Secondo me, fino a quando rimane nel discorso di passione, cioè fino a quando lo si fa per passione, è meglio una piccola realtà che una grande realtà.
Sicuramente per me è proprio la mia passione. Cioè io sento proprio che quando conduco una trasmissione, quando ho degli ospiti, insomma, è proprio la mia passione. Sento proprio che, come si dice, la tua seconda immagine, no? Riflessa. Ecco, questo mi piace molto. Insomma, mi piace molto fare la conduttrice. Claudio. Perfetto, dai, abbiamo un po' sventagliato la tua. Sì, ti ringrazio perché di solito ti dicevo, sono io che faccio la conduttrice. Oggi mi hai fatto mettere un po', come si dice, a nudo, però dai, serve anche questo, Vabbè, effettivamente. capita anche a me, che magari qualcuno mi intervista, quindi anche a me si ribaltano i ruoli. E devo dire che c'è sempre. No, perché fino a quando, ecco, hai il tuo ruolo nell'intervistare, quando poi subisci, chiaro che la cosa è diversa. Quindi anche a me capita di dire, oddio, che faccio, che dico, che no. È vero, non è così scontato, non è scontato perché tu sei il Non conduttore. è così. Non si impara veramente mai, 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 mai. È vero, anzi, volevo chiederti se posso il tuo brano, poi come sta andando bene? Il tuo Sì, brano? abbastanza. Bene, ecco, dai, vedi. Vabbè, Anche tu sei una intanto fucina di idee, anche tu sei una fucina di idee, di una cose. cucina, sì, una cucina. Ho No, una fucina, volevo dire, cioè, sono una persona che fa tante capito. cose. Va bene, allora ricordiamo Universal Talk, la piattaforma, quindi dove è possibile seguire Emanuela Morandi con i suoi collaboratori e le splendide trasmissioni che fa, e quindi insomma, ecco, cercate soprattutto su Facebook la pagina Universal Talk e quindi godrete delle Sì, belle trasmissioni. siamo su Universal Talk, siamo sul canale YouTube di Universal Talk, adesso abbiamo iniziato anche noi con i podcast, per cui nei podcast ci sarà anche della musica, ecco, vedi, insomma, abbiamo trovato il sistema, siamo su Instagram, insomma, ecco, siamo qui, ci siamo, chi vuole ascoltarci, chi vuole fare una passeggiata, diciamo, e vedere quello che facciamo. Ci fa tanto piacere e poi soprattutto mi fa piacere insomma la tua amicizia, Claudio, anche se siamo a distanza, però è bello insomma questo rapporto che si è instaurato, molto, molto bello, grazie. Manu, è stato un piacere. Anche per me, grazie, ciao, ciao, Ciao. grazie.